Chi crede in Gesù ha la vita eterna. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi nella liturgia commemoriamo i fedeli defunti, ma soprattutto accogliamo il Vangelo proposto che è Giovanni 6, 37, 40. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen». Carissimi, oggi il Vangelo, secondo Giovanni, questo capitolo sesto, è davvero forte, è davvero appropriato per il giorno in cui, sia oggi sia ieri, abbiamo ricordato i nostri cari che sono la presenza di Dio. Ma al tempo stesso ci domandiamo dove andrà la nostra vita, come procederà il nostro pellegrinaggio terreno. Ci domandiamo che ne sarà dopo la morte. Tutte domande lecite quando assistiamo quotidianamente o nelle nostre famiglie in questo tempo a dei lutti, a delle perdite e mancanze. Ma quanto è importante come cristiani, fratelli e sorelle, aggrapparci alle parole di Gesù, non alle parole del mondo, non alle parole che passano, alle parole effimere, gettate al vento, che sarà, chi ci sarà, come andremo a finire, che cosa sarà di noi. Gesù ha parlato chiaro, ecco perché la liturgia oggi ci dona questa parola. Il Padre ha un progetto. Dio, Padre misericordioso, ha mandato Gesù, non per aiutare gli altri, per fare qualcosa di religioso. Ha mandato il suo figlio Gesù per liberarmi dalla morte, dal mio peccato, dalle mie mancanze. Il Padre ha mandato il figlio perché ha una volontà, vuole salvarmi, vuole redimermi. Fratelli e sorelle, è davvero importante, quanto è importante comprendere che il Padre non vuole che io mi perda. Il Padre vuole che io risusciti, che la nostra vita possa andare verso di Lui, avere la pienezza. Questo è importante, fratelli e sorelle. Oggi è importante professare la nostra fede. Credo in te, Gesù, che sei la vita eterna. Credo in te, Gesù, che sei il mio fianco. Credo che dopo la morte io vivrò in te, vivrò con te. Non sono parole, non è teologia, non sono illusioni e non è fantasia, fratelli e sorelle. Cristo è davvero morto, è davvero risorto. Il problema è che molto spesso non abbiamo ancora fatto esperienza di Cristo risorto, ma abbiamo soltanto guardato il crocifisso pensando alla morte. Ma il crocifisso è autentico nella misura in cui offre a noi la risurrezione, porta a noi la speranza, porta un'esperienza dell'amore di Dio incondizionato, tale da farci poi risorgere. Altrimenti è una illusione la nostra fede, la nostra religione. Ma non è così. Oggi, pensate, ci accompagna un salmo bellissimo, il Salmo 26. Il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? E San Paolo stesso dice: io sono persuaso che né morte, né vita, né presente, né avvenire, nessuna situazione, nessuna creatura mi allontanerà mai dall'amore di Dio. Romani 8.
perché in Dio abbiamo la salvezza, la vita eterna e la speranza. Allora oggi accogliamo lo Spirito di Cristo, lo Spirito della risurrezione, lo Spirito Santo che illumina e riscalda il nostro cuore, dicendogli: vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tocca i miei occhi perché io possa vedere la presenza di Cristo nella mia vita. Tocca la mia mente perché io abbia pensieri positivi che sappiano guardare a te e al progetto del Padre per la mia salvezza. Spirito Santo, entra e allontana il timore della morte, la paura della malattia, la paura del dolore, della sofferenza, perché io possa seguirti sapendo che sei il mio consolatore, che non mi abbandoni mai e io non sono mai solo. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, oggi con grande gioia proclamiamo, facciamo questa professione che è lo slogan: chi crede in Gesù ha la vita eterna. Amen. E io voglio credere. Dillo anche tu con la tua bocca. Io credo in te, Gesù. Sei la vita eterna per me. Amen. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.